e seguiteci sempre. Grazie. Proprio quando tutto sembra andare bene, c'è sempre qualcuno pronto a farti cambiare. Il colpevole è sempre il protagonista. Puoi lasciarmi qui, sbagliato. Dunque, qua ci chiedono di parlare del nostro gruppo. Il nostro gruppo nasce qualche anno fa, trae ispirazione soprattutto da un pezzo cantato da, diciamo, una coppia di artisti, lei mulatta, lui invece, diciamo, proprio nivolo, come si dice dalla nostra parte, proprio bello, in qualche modo agreste, proprio bucolico sudafricano. La canzone faceva più o meno così: and it's a second, 7 seconds away, you don't know what I say, I'll be waiting. Questo è il gruppo secondo lui, secondo me non è questo, il gruppo è nato da cose molto più serie. Io ero convinto che noi eravamo nati da questo. No, tu infatti tipo chiedimelo eventualmente. Ma io come? Non abbiamo parlato 4 anni fa. Ma quando che? Cioè second in the sky, cioè che significa? Come? Ma io sempre ho saputo sta cosa qua. Cioè abbiamo eravamo una volta. Detto, facciamo un gruppo che fa sta musica. E tu hai detto sì, dai. Facciamolo. Non lo so, adesso, ma tu te ne devi levare il vizio di parlare. Adesso te ne stai pentendo. Il vizio di parlare con me quando io non ci sono. Te lo devi levare. Vieni qua, no? Scusa, tu fai lo scrivano, scrivi. Intrometti, non l'ho capito. Cioè, da una vita che diciamo sta cosa qua. Facciamo il gruppo 7 seconds. Ora no, non va più bene. Io avevo altre ispirazioni nella mia vita. Intanto volevo una cantante, donna. E tu tipo Patti e l'altro là, come si chiama? Tac and Patti. Chi fa Patti? Tu a quanto pare stai facendo Patti. Io non faccio un cazzo, non tu stai facendo Patti. Tu stai facendo Patti. Tutto quello che vuoi. Patti chiari, amicizia no, lunga. I Patti te li fai per i cazzi tuoi. Tu ti fai a Patti. No, aspetta, che calma. Qua non ci stiamo capendo, Carmelo. Allora, qua c'è il microfono. Thank you.
ci incastra più. Cerchi concentrici se vuoi. Remavo contro i tuoi miracoli, gettavo ombre sui miei limiti. Non ho più, più pensato ai sogni che ora comprerò. Ogni sorta di magia, ma sei tu e mi sono fuoco, pagherò con la mia stessa cenere. Il nostro gruppo non è più... Non sta registrando. Ora, il nostro gruppo nasceva come emulazione del pezzo di Seven Seconds, adesso purtroppo non è più così. Allora, Marta sui tubi nasce dal fatto che praticamente ci fu una situazione un pochettino imbarazzante. Tu ridere, ci fu una situazione un po' imbarazzante qualche anno fa. Perché dovete sapere che noi siamo dei ragazzi siculi, siciliani, no? E che fino a qualche anno fa stavamo giù e vivevamo la nostra vita, diciamo, da liberi terroni, da extraterroni comuni. E che è successo? Che praticamente abbiamo conosciuto una ragazza, la ragazza si chiamava Marta, una bella tipa, un po', diciamo, di facili costumi, però insomma ci piace a me, francamente, certe qualità piacciono. Dunque, allora, questa ragazza, che cosa successe con questa ragazza qua? Che ebbimo, si può dire, ma comunque io lo dico, ebbimo questa storia qua con questa ragazza. Sì, licenza poetica, si può dire. E qui mo questa storia, cioè io stavo con questa ragazza, lui stava pure con questa ragazza, non ci conoscevamo. Ci siamo conosciuti in questo diciamo trittico non previsto, e perché ci fu un'intercettazione di un messaggio, cioè siamo degli antisignani delle intercettazioni telefoniche praticamente. C'è chi lo fa tramite computer, noi lo facciamo praticamente sgamando i messaggi della nostra ragazza. Quindi praticamente abbiamo capito che questa tipa qua se la faceva sia con me e contemporaneamente anche con questo tipo, che si chiama Carmelo. Questo tipo? Ci sarà stato un motivo per il quale tipo lei si è comunque data alle... cioè, a che cosa? Alle pazze gioie. Alle pazze gioie, questo lo dici tu, lei non era tanto contenta. Diciamo che lei era affascinata dal fatto che tu eventualmente eri così artistoide da sta parte. Pure il capello lungo, lascia fare. Beh, comunque, successe appunto che ci fu questa intercettazione telefonica e allora decidemmo proprio di chiarirci, di affrontare il discorso, l'argomento, visto che la cosa stava anche cominciando a diventare un pochino antipatica, perché insomma ognuno di noi si era anche affezionato a questa ragazza, perché a suo modo sapeva essere dolce come solo una troia sa essere del resto. E quindi praticamente ci trovammo in questa discarica dove facciamo tanti tubi, tante cose buttate lì un po' al macero, e ci picchiamo tipo così, ma molto di più, molto di più, tipo tanto che lui era praticamente tipo, immaginate, tipo, era albino, era
Era albino. È buono. Beh, allora successe che praticamente dopo tanto tempo, perché questa cosa poi fu archiviata, perché non è che ci stavamo, abbiamo capito, eravamo già maturi allora abbastanza per capire che non era una situazione per la quale noi dovevamo stare lì a starci troppo dietro. Allora, cosa facemmo? Niente, la ragazza era così, basta, abbiamo capito che era un po' di facili costumi e archiviamo tutto quanto. Dopo qualche anno ci ritrovammo a Bologna, a vivere nello stesso appartamento, chissà perché, chissà per come, e ricordando praticamente l'accaduto, visto che ormai avevamo intrapreso questa carriera musicale, ci serviva un nome per suonare in giro, e allora Marta ci tornò in testa come le corna. E allora decidemmo di chiamare il gruppo Marta. Diciamo che io amo dire che sulle ceneri di questa grandissima puttanazza di merda, se mi senti. Non dire così, dai. Non dire. Era dolce anche lui. Basta. Che bello stare qua, ragazzi, che bello, cazzarola, è bellissimo. È da sempre, abbiamo desiderato suonare in un teatro così piccolino, perché comunque siamo in due, quindi cosa puoi pretendere? Però sento la melodia di io. Investe più su ragazzi difficili. La luna di oggi in Capricorno unitamente a Mercurio in aspetto di tensione vi regalo un certo fascino. Dire di Territorio Musicale, un festival che con tre eventi, tre concerti, ha dato la possibilità
alle persone che sono venute in queste date di fruire di emozioni diverse. Non si è parlato solo d'amore, non si è cantato solo d'amore, altre emozioni, con tante band, con Marta sui tubi ad Urbania, con Quinto Rigo ad Urbino, con il premio Metauro della musica emergente a Sant'Angelo in Vado, ma anche i Vic Larsen, Franklin Delano, gli SWF Project, i Kaine, che hanno vinto poi il premio Metauro, e tante band che voi forse non conoscete solo per un problema vostro, che non andate nei dischi a comprare, nei negozi di dischi a comprare i dischi, o semplicemente su internet a ricercare gli MP3, che sono anche gratuiti in download, si trovano ovunque. Quindi sostenete la musica ascoltandola, forse dovete crescere, e allora crescete. Non c'è solo ciò che viene dall'America, che è buono, dall'Inghilterra, dall'estero, c'è tanta produzione italiana e c'è tanta produzione estera, ascoltatela tutta. Territorio Musicale ha fatto il suo tempo e anche per quest'anno finisce. Grazie a tutti, grande festival anche per quest'anno. Ciao. Allora, io lo so che tu non la manderai mai tutta questa intervista dalla alla Z. E tu vai, non ti preoccupare. Se no ce la mandi, non ti preoccupare. Allora, tu vuoi che io dica che ci siamo trovati bene questa serata? Allora, no, guarda, questa sera è stata una serata fantastica, veramente fantastica, perché qua in teatro ci siamo trovati veramente bene. Non capita spesso di avere l'occasione di suonare in un posto del genere. Questo posto, questo teatro sembra veramente una bomboniera, un piccolo gioiellino, e qua ci siamo trovati veramente a nostro agio, e ci piacerebbe suonare così sempre, purtroppo non è possibile. Però dobbiamo ringraziare veramente tutti quanti, tutti quelli che hanno contribuito alla fattura, si può dire, di questo, alla fattanza di questo spettacolo, di questo concerto, che è stato veramente, veramente bello. Ce ne fossero di più in Italia. Grazie mille a tutti, è stato fantastico. Ciao. Sempre il protagonista.